Mino, un'altra bella vittoria ottenuta su un campo difficile come quello della Viterbese. Sì, abbiamo fatto una grande partita secondo me, perché comunque venire qua e vincere 1-3 non era facile. Sapevamo che comunque loro erano in un momento di difficoltà e noi abbiamo sfruttato questa occasione, ci siamo riusciti alla grande. Dopo che comunque avevamo fatto una settimana di ritiro, perché abbiamo giocato a Foggia e poi siamo venuti direttamente qui, quindi ci tenevamo veramente tanto a questa partita, a questa vittoria. Anche i ragazzi sono contenti e quindi ora testa alla prossima. No, Hai sfoderato due gol bellissimi. sono contento per il gol, ma come già detto prima ci tenevamo tantissimo alla vittoria. Poi il primo è stato, diciamo, il classico, no? Il classico gol del Mancino che rientra e calcia sul secondo palo. Secondo invece magari è stata un'azione in contropiede, Vladimir ha fatto un bel velo e io l'ho calciato di destro e siamo andati sul 3-1. Questi gol li dedico come sempre alla mia famiglia perché sono loro la mia forza e dobbiamo continuare così perché penso che sia solo questa la strada per arrivare agli obiettivi, ecco. Quindi ora da martedì pensiamo già alla Latina, che sarà un'altra battaglia. Appunto, arriva il Latina e tu sei a quota 7 reti, con la media di un gol ogni due partite. Sì, sono contento, dai, sono contento sia per la squadra ma anche per il gol, perché noi attaccanti viviamo per il gol, quindi più ne vengono meglio è. Domenica comunque sappiamo che sarà un'altra partita difficilissima contro il Latina, sperando che comunque il nostro stadio ci saranno le persone e niente.